Dimmi dell'ispirazione di diventare attore, che hai fatto a 40 anni? Sì. Letto... Okay. Diciamo di sì, okay. A 40 anni. Come tanti altri attori c'è stato, che a 40 anni si sono, sì, hanno spopolato. Perché hai cominciato a 40 anni? Ho cominciato perché il cinema mi ha bussato alla porta di casa. Ho sempre sognato di lavorare nel mondo del cinema, non pensavo di poter fare l'attore, insomma, anche se tutti mi dicevano che avevo la faccia d'attore, ma quando il cinema ha bussato alla mia porta di casa per dargli delle location, e poi un regista che si chiama Francesco Maria Minidoro, insieme a Michele Attanasio, che è uno dei direttori della fotografia italiani più forti che c'è, diciamo, lì, mi dissero: guarda, hai una faccia terribile, per favore facci una scena e dopo ti regalerò una, ti farò la foto, ti darò la foto della la mia primo shack, sì. E praticamente da là mi divertii molto. Ebbi tanta paura la prima volta, ho avuto più paura là che in mezzo a situazioni più gravi che ho passato, ero molto agitato. Però Alessandro mi ha messo subito a mio agio, Matteo Bracciamore, che è un attore italiano che fa varie fiction, una delle più conosciute, cioè i Cesaroni, sì. E abbiamo lavorato insieme, insomma, sono riuscito a fare lo zio di Alessandro Borghi. Poi è passato un po' di tempo, dopo un po' di tempo Alessandro mi ha chiamato e mi ha detto: perché non mi viene a fare un provino per farmi padre? E dico: ammazza tu padre, ma così vecchio so. C'avevo il barbone, la barba più lunga, insomma, quel periodo era il mio periodo da motociclista, e c'era Michele Vannucci che stava facendo il suo primo cortometraggio per il centro sperimentale che si diplomava. E sono andato lì e c'erano un paio d'attori famosi, che oggi non faccio il nome per correttezza, e quando l'ho visto io ho detto: ma io qua che ce sto facendo? Cioè, io vince lui. Uh-huh. Invece vinsi io questo provino, passai io questo provino, insomma non è una gara, però passai questo provino e feci il papà di Alessandro Borghi. E da là mi si è aperto un mondo, perché questo cortometraggio, che si chiama Born to Run, Nati per correre, ha vinto vari festival. Io ho preso un premio come miglior festival giù a Del Polentino a Napoli, insomma, e da là ci ho creduto un pochetto, no? E siamo andati a sta agenzia che è la Planet Film, mi ha aiutato poi a cercare i vari provini, perché sennò se non hai un'agenzia dietro non puoi fare queste cose, perché non sai quando fanno i provini, quando fanno queste cose. È andata così bene che ho cominciato a fare Narcotici 2 di Michele Soavi, sempre con Alessandro Borghi, facevo il cattivo, ero andato là per fare una scena, invece poi ho fatto 3 puntate, ho fatto un'escalation della banda, che è lo stesso regista che ci ho fatto Schiavone adesso, lo stesso regista che mi ha rivoluto perché mi aveva detto che mi sei piaciuto tanto. E poi ho fatto tante altre cosine, dove Mario con Guzzanti, ho fatto anche Di che segno sei con Massimo Boldi, che ci sono voluto andare perché è uno degli attori comici che fa ridere molto in famiglia, ma quando c'è lui siamo tutti sul divano a vederlo con i bimbi, perciò lavorarci insieme per me era più che una crescita, era proprio una voglia di stare con lui sul set. Abbiamo fatto questa cosa e poi tante altre cose, insomma, fino all'ultimo che ho fatto poco tempo fa, che si chiama La Banda di Tre, che siamo io, Marco Bocci, Pannofino, sempre con la regia di Francesco Maria Dominedò, dove sono un russo cattivissimo, siamo io e Franek, io è un fantastico, d'altronde io, e abbiamo fatto questi russi cattivi, insomma, non posso svelare tutto, però è uscito il film a marzo, e niente, e tante altre cosine, insomma, esperienze ci sono state. Ci sono state, mi sto divertendo, sto coi piedi per terra, e quello che viene, viene, insomma. Sicuramente voglio rimanere a lavorare nel mondo del cinema. Sì,